Ah. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono sempre Giulia, oggi sono qui con la Rita di Rita. Aspetta, ho un lapsus, come si chiama il tuo canale, Rita? Ciao a tutti, io sono sempre Giulia, oggi siamo qui con Rita di Rita Book and Dreams, con la S o no. Dream? Dream, vabbè, ciao. Di cui vi lascio il canale sotto perché ci siamo conosciute ad un evento una sera e abbiamo detto ma visto che io sono di qua e tu bazzichi di qua, facciamo un video insieme? Sì, facciamo le due, ok, perfetto. Boh. Quindi troverete un video sul suo canale fatto insieme, quando sì, abbiamo aperto la Japan Candy Box. Candy Box. Dove e siamo morte, se volete vedere che goduriose prelibatezze abbiamo assaggiato. Sono le Twing di Doraemon. No. Va bene. Anteprima, vai, fai vedere l'anteprima. Questo manca, questo glielo lascio da fare a lei da sola. E sul mio canale ho detto bene, che video minchione possiamo fare? Non si può dire video minchione? Che video possiamo fare? Allora ho detto, siccome il video mio del You're Not Good Enough Book Tag era, ha avuto un successone, ossia quello dove dovevi pescare personaggi rispondendo a domande, delle persone mi hanno detto, ma perché non fai un altro video dove estrai cose a caso? Ho detto, va bene, quindi oggi facciamo il Repeat or Ship It, ma per renderlo more difficult ho fatto preparare alla Rita nomi di manga barra anime barra non so che cosa ha messo, personaggi strani, perché io non conosco per niente questo mondo qui, ammetto la mia ignoranza, e quindi ho detto, dai, aspetta, vibra tutto. Se batti ok, va bene. Va bene? Fermati! Ok. E quindi ho detto, preparami un po' di nomi e vediamo cosa sarà. Sì, io spero di ricordarmi di che cosa sono, perché ne ho visti talmente tanti che non mi ricordo neanche più i nomi, ma vabbè. Va bene, quindi partiamo, sono 10 coppie. Cosa facciamo? Uno lo estrai te, uno io, e vediamo come sì, li accoppiamo. Okay, ok, pronti? Partenza? Via. Yeah. Estrai tu. Potrebbe essere... Abbiamo mischiato donne con uomini, e con animali, con tutto. Intanto arrivano le notifiche, non facciamo finta che non ci siano. Allora, ma si pronunciano come si leggono, cioè come si scrivono? Va bene, il bello è anche questo. Pronti? Sì, sì. Io ho pescato i mori. I nori. Io, che lei mi dirà dopo che cos'è. Io Kotoko, che sono due donne. Sono Ship It e quindi, ma sono cattive? No, sono, allora, Kotoko è di un anime molto dolce, molto carino, che si chiama Itazura na Kiss, però vado a controllare per non fare figure di merda. E Inori è una fanciulla di un anime manga. Sì, di un anime. Anime che parla di amore. No, fratelli, sorelle. No, Inori invece è un'altra ragazza che è una stronza. No, è molto dolce, ma anche lei, però purtroppo non mi ricordo bene l'anime, ma anche se è bellissimo, si chiama Guilty Crown, è un anime sci-fi molto carino con le armi. Lei in realtà fa parte tipo di una band musicale dove canta, infatti anche la voce è data da una cantante vera giapponese. E quindi è una diva, però fa anche parte di questa organizzazione tipo mafiosa, ma non mi ricordo molto bene. È un incrocio tra Sailor Moon e Il mio nome è Jen. Sono una cantante. È bellissima, lei è bellissima, guarda te. Va bene, shippate solo perché lei canta. Te la faccio vedere. Oh, che figa! Falla vedere anche a loro. Vi porto un po' di contenuti manga sul mio canale perché mancano. Che carina! Ha i capelli viola! Rosa. Sì, rosa. Bella. Quindi prima coppia shippata. Andiamo di seconda. Solito vaso della ex Yankee Candle. Vediamo cosa becco. Allora, facciamo così. Io decido se shippare o ripare e tu poi mi dici chi abbiamo accoppiato. Io... Ryuji, ho anche pronunciato giusto. Ryuji. Tu cos'hai? Sayaka Miki è il personaggio più stupido di Madoka Magica, secondo me è quello più... E io shippo lo stesso, chi è questo? Ryuji invece è il ragazzo di Taiga su Toradora, che è un altro... Cazzo, bisogna dire... è un altro anime molto molto carino, dove si innamorano, è un anime scolastico, quindi è molto carino. Però io non li shipperei. Shippo! Shippo! Ok. Vai! Quindi siamo a 2 ship e basta. E basta. E 0 rip. Le rip le mettiamo di là. Ok. Quando è che mi capita qualcuno di... che cazzo? Aspetta, questo è lunghissimo, legge lei. Sasuke. Ah, Show, questo era il ragazzo di Inori e c'è scritto Guilty Crown sotto pericolo al mio anime. Ah, ok.
Che Satsuki invece è una stronza, è una badass che sarebbe la cattiva di Kill la Kill. No, Rippo. Ripit. Sì, diciamo che insieme non starebbero molto bene perché lei è una molto autoritaria, molto io sono il capo, quindi... Ma lui stava con la sfigata di prima? Sì, esatto. Quindi tanto male non è che gli sia andata, va bene, insomma, rip. Dormi bene, vai, prima tosta. Siamo a quante coppie? 3. 2-1. Segnatevi tutto che gli... Poi vedremo. Guarda che brava come li hai piegati bene. Allora, io qui ho Homutavi lui. Cosa ho scritto? Omura Akemi. Ok, non dirmi chi è. Tu cos'hai? Giulietta. Giulietta di Romeo? Sì, c'è un anime che... Shippo. Perché si chiama come me. Vero? Omura Akemi. Ah, lei è l'altra di... Sto shippando tutte coppie lesbiche, ma vabbè. Questa qua è sempre di Manuka Magica ed è la... All'inizio sembra cattiva, però poi in realtà sta facendo dei favori a Madoka, anche se non si capisce, anche se Madoka Magica è un anime tipo di... Dovrebbe essere tipo... come si chiamava? Mamma mia. Le streghette, quello che facevano su Italia 1. Doremi? Ma molto più sanguinolento, non ti ricordi Doremi? Un Doremi sanguinolento è difficile da prendere. Sì, perché fa conto che, super spoiler per chi non l'ha visto, uno dei personaggi principali finisce con la testa mozzata. Oddio! E allora la scippo alla grande sta coppia, vai! Vai! Creo nuovi manga io, creo inciuci tra manga. Tutte donne, esatto, fatti, tutte donne, coppie lesbo, però vabbè. Qui sul canale Piovono Giuggiole non abbiamo pregiudizi. Mani Tomoe. Tomoe, oddio, chi è Tomoe? Vabbè, adesso vabbè. A me è capitato Levi invece di Shingeki no Kyojin, che è uno stronzo che lo shippano sempre con Eren, però. Ah, lei invece è la tipa che ti ho detto che finisce col collo tagliato. E allora gli scippo, scusami. Metti che a lui piace qualcosa di strano. Ma mi fa vedere l'immagine mozzata. Mani Tomoe. Mani. Non so perché sì, mi viene distinto fare Mani Tomoe. Sì, lei è quella che finisce con la testa mozzata. Oddio, poverina. Ma che cosa cruente che hai messo. Cioè, diventa un video vietato ai minori di 14. E invece lui è questo, guarda, te lo faccio vedere. Ma è ciccio? È un manzo lui forse? No, a me non piace tanto. È un manzo, dai! È un maniaco delle pulizie. Con quella con la testa. Vabbè, scippiamo. Fallo vedere però lui. È manzetto, dai, alziamo il tasso qua di figaggine. A me non piace tanto. Vai, ancora. Arriviamo a 10 coppie. Però almeno questo era un maschio e una femmina. Ah sì, è vero, cacchio. Oh, uno dei miei personaggi preferiti. Sergente? Weber. Sergente Weber. Anche lui è un personaggio. Rippo. No, perché c'è il preferito. Dai, va bene, Shippo, perché c'è lei. Alan Walker di The Greyman. Allora, lui è di Full Metal Panic e è un sergente, appunto, che è innamorato, vabbè, del sergente Mao, che è una ragazza. Full Metal Panic è un anime bellissimo e che è finito da poco il manga, quindi guardatelo tutti quanti. Parla di questa ragazza che ha tipo un'intelligenza artificiale dentro la testa e le mandano un soldato, che lui è sempre stato in guerra, quindi è super disciplinato, ogni cosa che sente rumore tira fuori la pistola, fa morire dal ridere, e la devono proteggere praticamente. Lui è uno della banda, della cricca. Invece Alan Walker parla dell'anime di The Greyman, parla praticamente di esorcisti. No, la scippiamo alla grande. È una cosa, cioè la trama di The Greyman è super intricata e lunghissima, quindi è meglio se non restiamo, cioè shippo. Comunque Rip una sola finale. Ma è perché io sono buona di cuore. E comunque erano la prima coppia gay, no? Sì, boh, sì. Mi sa questa? Che... Sì? Due uomini? Vabbè, cioè praticamente ho shippato di tutto, va bene. Slippo? Shippo! Ah, Shippo! Ah, Mirai Kurian. Lui è un demone volpe, dall'anime Inuyasha. È un bambino grande così, praticamente. Mentre lei è una ragazza super dolce, un po' timida, che ha una che praticamente le cola il sangue e il suo sangue diventa solido. Diventa Scusate, no, Lippo, giusto perché... Era super dolcina! Da qua...
sì, è un po' giusto. Ma è dolcina, cioè... perché perde sangue. No, no, lei è una persona timidina, c'ha sempre le maniche tipo così, ha i capelli un po' a funghetto, è bellissimo. Però sì, direi che con un animale... Ma perde sangue! E ciò, quello è il suo potere. Ha il potere di perdere sangue. No, poi diventa una di avere mestruazione. Quello ce l'abbiamo tutte. Va bene. Le moli! Lina lì, è lei, ah, una Lina ragazza lì. E a me è capitato Yukio Okumura, che è il personaggio che mi sente più. Yu-Gi-Oh! È quello delle carte? No, no, lui è il fratello di Rin Okumura sull'anime Blue Exorcist, che praticamente Rin è il figlio di Satana. E vanno in questa scuola dove poi loro tipo combattono i demoni, cose del genere. E Lina lì invece sarebbe la ragazza che lei fa parte di The Greyman dell'altro anime. Ripati! No dai, quando c'è Satana di mezzo... È molto troppo cruento! È molto carino. Ma lui è il fratello, lui è umano, non è mica figlio di Satana. Ah, suo io però. Ah, Xaka! No, questo è more difficult però, ragazza. Kaname. Che Kaname è la ragazza di Fullmetal Panic, la protagonista. E me sì, ma è il nome di un cibo giappo. Kaname. Non mi ricordo cosa voglio dire. E a me è capitata Kyoko Sakura, che dovrebbe essere la tipo terza, quarta streghetta di Madoka Sakura Magica. So cosa vuol dire. Sì. Cosa vuol dire? Fiori di ciliegio. Sì. Ah? Cazzo. E lei è con la coda rossa, con la lancia. Allora, questo video in realtà è stato fatto perché dal momento che io sono completamente profana su questo argomento, almeno facendo così... Vergine su sono una virginella in termini di manga e anime. Almeno facendo così ho portato questi notifiche. Sì. Ho portato questo contenuto anche sul mio canale. Così se avete voglia di andare a spulciare qualche anime, eccetera, c'è Rita che consiglia. Anche perché credo che... questi nomi che hai messo sono anime che comunque sì, hai adorato, visto, sì, comunque mi sono piaciuti. Sì, sì. Ok, quindi segnatevi tutti i nomi perché poi magari chiederò a lei e me li ripropongo qui sotto, però sono, credo che lei li scippi quasi già tutti. Già 13 minuti. Sì, ma poi taglio, vai. E cosa abbiamo detto di questa? Niente. Questo cos'è? Scippo, dai. Donne, ma e allora scippiamo. Ok. Vai. A quante copie abbiamo fatto? Non lo so. Ci sto prendendo troppo. 2, 4, 6, 8. Ti ho fatto un triangolo adesso. Un triangolo amoroso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ultima coppia, dai, ultima perché ultima. Sennò in avanti lunghissimo sto coso. Ah, ok, era piccolo perché... Aspetta. È Rin. Per così. Ah, Rin. E con me invece è capitato Kaname, però questo è un uomo invece, sì, ed è il vampiro su Vampire Knight, che è un personaggio che a me sta un pochino sul cazzo. Mentre Rin è una bambina che viene presa, è una bambina orfana che viene curata dal fratello di Inuyasha, su Inuyasha c'è Shomaru, che in realtà è tipo il cattivone, il primo cattivo che arriva, e lei si affeziona a lui anche se lui è uno stronzo e stanno insieme. Invece Kaname è innamorato della protagonista e che poi c'è anche mezzo. Come si chiama quello dei vampiri, che voglio recuperarlo? Vampire Knight. Rippo. Sì, anche perché Rippo, perché dai, è abbastanza pedofilo. Dai, anche esatto. Qua siamo portati da teste sgozzate a gente che perde sangue. Benvenute nel mondo degli Ne facciamo la coppia Jolly. Dai, coppia Jolly. Ultima. Dai, spero che capiti qualcuno di bello. Ma così erano capitati bene. Ancora, un altro sergente. Sergente Mao, che è Suzaku. Suzaku è una divinità a forma di fenice. Scippo. Ho scippato di tutto, a questo punto scippo anche divinità con sergenti. Comunque Suzaku è la divinità dell'anime Fushigi Yugi, che è un manga e anche un anime vecchissimo, tipo anni credo, non lo so, andatelo a vedere, però perché ci sono di quelle ship, perché è bellissimo e meraviglioso, sono un sacco di episodi, ma... tanto vi piacerà sicuramente, quindi guardatelo perché è bellissimo. Io ho anche il DVD degli episodi speciali a casa ed è bellissimo. Il manga non si trova più in Italia. Io tipo... c'è anche il prequel che si chiama Fushigi Yugi Special. Comunque, bellissimo, guardatelo. È uno dei miei preferiti insieme a Inuyasha. Ci sto capendo un cazzo. Però conto su di lei. Sono impadronita del suo canale. Mi fido. Bene, allora... queste erano le nostre coppie, adesso noi faremo un video assaggio in diretta, perché la mia best friend è stata in New York City e gli ho detto portami a casa le famose pop... Allora, mi ha portato a casa Irisis, che gli avevo chiesto. Sono buonissimi!
sia formato cioccolatino che formato tortina, che Rita ha apprezzato tantissimo. Tanto. E poi gli avevo chiesto di prendermi le pop tart. Cerchi un'immagine però, perché ho buttato via la scatola. Ma devi mettere il microonde, cosa devi fare? 5 secondi di microonde, ma proprio poco. Tarte o tarpa? Tarts. E questo è chocolate fudge. Cioccolato. No, ma ci sono tanti tipi di cioccolato. Qual è? Prova a scrivere chocolate fudge, appunto per questo ti dice cioccolate fudge. Andiamo a preparare. Ah, ok. Questo. Vabbè, non vedrete niente, comunque. Allora, sono praticamente delle tartine, le vedevo in un sacco di video assaggi americani e tutto. Sono praticamente delle tortine che fatte così, eccole qua, dove sotto c'è questa specie di biscotto che sta da cartone e dentro, a detta di tutti, tanto tu mi hai fatto assaggiare robe giapponesi, quindi stavolta te le cookie, e dentro dovrebbero avere una sorta di ripieno. Sì, infatti ho ancora le maniche, nonostante me le sia lavate, ho ancora l'odore di quella, la patatina da barbecue. Ah, amico. Ok. Adesso, vanno messe in frigo. Sì, in frigo. In micro. Vai lì dentro a tieni intanto. Attenta che ripieno brucia. Ma poi noi ci siamo riempiti di schifezze fino adesso e lei adesso mi dà questa cosa giga, cosa giga, cosa giga. No dai, è crollato. Aiuto. Praticamente è così. In teoria dovrebbe essersi riscaldato il ripieno. Vedete che c'ha il ripieno? E vediamo di cosa sa. Cin cin. Sì. L'odore sa. Oddio no, aspetta. Sa da cartone. Sì. Da cartone al cioccolato. È al limite tra lo schifoso e il buono. Sai quelle robe che non ti piacciono, però nonostante ciò continui a mangiarle. Ti si attacca i denti? Che meraviglia. Ovviamente ho presa rapida. La parte sotto fa proprio schifo. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia più che altro. Sia stato istruttivo dal punto di vista degli anime e dei manga. Ringraziamo Rita per la presenza e per le conoscenze, perché io in questo caso non c'entro il cavolo. Un bacione e al prossimo video. Ciao!